Seri mi piace per niente. Seri non mi piace per niente. Va. Io sono della Santa e glielo dico in faccia. Sono arrabbiati alcuni residenti del quartiere Poderino dopo i lavori eseguiti ieri dal comune di Fano per chiudere le buche. Già lo scorso anno il signor Falcioni, residente in via Squarcia, aveva segnalato diversi problemi presenti in via Fanella, richiedendo soluzioni urgenti per l'incolumità di ciclisti e pedoni. Passato quasi un anno senza aver ottenuto risposta, ieri ha visto gli operai al lavoro per ripristinare il manto stradale, o meglio, come dice lui, per rattoppare qualche buca, lasciando quindi invariato il problema. Io in mano ho una lettera che avete inviato all'amministrazione comunale il 15 settembre 2014. In questa lettera ci sono delle richieste ben precise. Sì, ci sono alcune richieste, tra le quali quella sulla sicurezza che riguarda la via Fanella, il tratto che va dall'Agenzia delle Entrate all'incrocio con via Squarcia. Abbiamo chiesto un intervento ragionevole all'assessorato, al sindaco, per cui o si fa con i pochi soldi che ci sono, solo la rotatoria, lasciando perdere gli altri tratti, oppure risistemate il tratto di via Fanella con un asfalto decoroso e doveroso per la sicurezza del pedone e del cittadino. La risposta è stata che ieri sono arrivati alcuni operai, alcuni dito non sappiamo, hanno rattoppato alcune buche in una maniera che gli avvallamenti rimangono, un lavoro da non pagare ovviamente se ce l'ha fatto una ditta, oppure da essere rimproverato a chi l'ha fatto se sono dipendenti comunali. Lei ha anche una bicicletta in mano, che rischio corrono i ciclisti? Il rischio è quello di essere investiti, perché molto spesso il ciclista deve sbandare un pochino per evitare una buca o un avvallamento e si sposta sul lato sinistro della carreggiata, con il rischio che una macchina, essendo stretto a doppio senso, lo investa. Oppure una caduta diretta con una buca che non ha inavvertitamente cade così senza essere investito da nessuno. Da quanto tempo versa in queste condizioni? Tantissimo tempo. La strada è impraticabile. Lei abita in una via qua di accesso? Certo, pericolosa in bicicletta, per i motorini e per tutto quanto. È veramente pericolosa, veramente. È una strada molto trafficata e bisognerebbe far qualcosa proprio. Sono anni che ci sono le buche così, ma le buche profonde anche 20-25 centimetri. Se si passa con la bicicletta di su, perché magari non ce la fa vederlo, cade per forza. Ste robe queste qui, perché le dobbiamo dire noi, è il comune che lo deve, è il sindic nov, sembrava che aveva fatto tutto il sindic nov, dove è il sindic? Ci vuoi parlare anche io al sindic nov, pian piano. Sull'argomento è intervenuto l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini, che ha annunciato un nuovo progetto per le strade fanesi. La chiusura delle buche di via Fanella, ha precisato, non è una soluzione, ma è stato un intervento comunque necessario per garantire un minimo di sicurezza. Noi stiamo lavorando alla definizione di un nuovo appalto, di un nuovo progetto sulle strade, sulle manutenzioni straordinarie, che sono, insomma, c'è un gran bisogno di manutenzioni straordinarie da fare, e via Fanella è stato proprio una delle strade che abbiamo preso in considerazione. La riunione l'abbiamo fatta giusto ieri, quindi noi faremo le analisi tecniche necessarie, andremo a vedere, già molti dati ci sono, ma insomma, per arrivare al progetto complessivo, poi il computo metrico e tutto, i dati che abbiamo vanno ancora precisati e migliorati per arrivare a questo nuovo appalto sulle strade. E sicuramente via Fanella è tra quelle più sottolineate, più attenzionate. E per quanto riguarda invece la rotatoria richiesta dai residenti, ne è competente il suo ufficio? Ecco, diciamo che queste cose si devono fare anche su uno studio che generalmente arriva dall'ufficio mobilità, cioè la riorganizzazione delle infrastrutture esistenti, chiaramente è un compito assegnato all'ufficio mobilità, ma noi siamo qui pronti a collaborare. Ed è una stimolazione importante che viene, noi la valuteremo con grande attenzione. I lavori previsti per gli interquartieri invece stanno proseguendo ma a rilento. Il comune sta attendendo con ansia l'emanazione di un decreto che gli darebbe la possibilità di poter concludere l'opera in poco tempo. Se non riusciamo ad avere questo beneficio sul decreto che ci potrebbe sbloccare la spesa, lì siamo vincolati alle entrate che arrivano, quindi diciamo c'è, come dire, due percorsi, adesso vediamo quello che si attiva. Io
chiaramente sono speranzoso che si riesca ad attivare quello più facile, quello che, per cui questa spesa viene tolta dal patto di stabilità e noi riusciamo a finire tutta l'infrastruttura programmata nel giro di pochissimi mesi.